Stamattina, visto che siamo montagnomani senza nessuna possibilità di rimanere a casa, il tempo è brutto in montagna, bruttissimo, rischio valanghe. E allora dal Ticino andremo a fare un giro sul canale Villoresi e poi sul Naviglio Grande. Ci troviamo a Lonate Pozzolo, sul ponte del Ticino. Oltrepassato il ponte del Ticino, sulla vostra destra troverete un parcheggio molto grande. Si prende questo ponte a scalini e attraversa il Naviglio Grande. Naviglio Grande arriva fino a Milano. Risaliti dalla vecchia statale e qua troviamo già i Villoresi, dalla parte opposta abbiamo il Ticino, ci ritroviamo al punto panoramico. Sotto si può ammirare il Ticino e tutta la pianura. Ticino. Guardate il Naviglio sotto e il Villoresi. E il Villoresi ce l'abbiamo dall'altra parte, eccolo qua. Ora attraversiamo il Villoresi su questo ponte in ferro che esiste da anni, da anni, anni, decenni. Purtroppo stranamente asciutto. Qui possiamo trovare ancora dei resti. Questa qua è una scheggia, perché non si dimentichi infatti la bomba che è arrivata dal bombardamento alleato sul ponte del Ticino nel settembre del 1944. Romani. Ceramiche romane. Ah, quello che rimane delle ceramiche romane, bellissime. È molto bello questo percorso da fare tranquillamente anche in una giornata di primavera, anche se piove direi. Una passeggiata che si possono fare chilometri, chilometri, chilometri. Volendo si arriva fino al Lago Maggiore. Ah, la macina di un mulino risalente al X secolo.
Bellissimo. Come potete vedere, questi sono i resti della strada nazionale del porto che conduceva a Milano. E arriviamo ad una terrazzola. Tutto questo comunque fa parte del parco del Ticino. Questo è fa sempre parte del Parco del Ticino e della ex Dogana, che è stata ristrutturata. Come potete vedere, là in fondo c'è un piccolo museo e invece qui ritrovate un bar-ristorante molto bello e molto carino. Il vecchio pozzo. Divieto d'accesso. Divieto d'accesso. E vabbè, pazienza, non accediamo. I percorsi da fare nel Parco del Ticino sono veramente tanti, sia da fare a piedi che in bicicletta. Ma guardate che meraviglia questo punto panoramico. Là sotto potete notare il ponte di ferro che abbiamo attraversato prima, infatti noi siamo arrivati di là. Là l'altro ponte di ferro sul Ticino. Adesso andiamo a vedere se riusciamo a vedere l'oratorio della Madonna Annunziata, mi sembra che si chiami. Vediamo, siamo sempre nel parco. Come vi ho detto, numerosi sono i sentieri nel Parco del Ticino, ma addirittura in bicicletta, in mountain bike soprattutto, potete arrivare fino a Pamperduto, dove nasce il Naviglio e il Viloresi. Ma potete arrivare benissimo anche a Sesto Calende. Chi è un buon pedalatore ce la fa benissimo. Ma comunque anche a piedi è molto bello passeggiare, soprattutto in primavera. In mountain bike ci sono tanti giri bellissimi, sia comodi sull'asfalto che sullo sterrato che su sentieri nel bosco. Qui siamo sul ciglio della Valle del Ticino, sul lato lombardo. Wow, addirittura qui possiamo parlare della grande storia. Infatti troviamo anche le trincee scavate dai tedeschi, guardate un attimo, nel 1944. Guardate, là in fondo fa parte della trincea e gira dappertutto, ma troverete parecchi resti che riguardano la guerra. Eccoci qua, siamo giunti all'oratorio di Maria, guardate che bello. Oggi chiaramente è chiuso. Molto molto bello, anche la chiesetta è chiusa. Peccato! Però il panorama è stupendo. Guardate che bella questa pianta. E cava!
pianta cava, ma molto maestoso, guardate che meraviglia. Qui stiamo passeggiando sul Villorese, in questo momento è vuoto. Ma perché è vuoto? Perché serve molto probabilmente ancora adesso per l'irrigazione della zona milanese, della Lombardia. Sì, dei campi della Lombardia. Milano arriva fino a Monza e oltre. Mentre il naviglio è stato costruito come scopo principale per il trasporto, come linea di comunicazione tra Milano e il Lago Maggiore. Difatti tutte le pietre del Duomo sono passate da lì, e non solo le pietre del Duomo, tutte le pietre dei selciati, delle strade vecchie di Milano, sono fatte con i sassi del Montorfano, mentre il rivestimento del Duomo, il marmo, viene dalle cave di Candoglia. Abbiamo percorso tutto il Villoresi e adesso riscendiamo per questa strada e scenderemo là in fondo e faremo tutto il naviglio. Ecco qua, come potete vedere, queste sono le chiuse. Vedete? Dopo un breve tratto di strada asfaltata, ecco che siamo arrivati sul naviglio e siamo a Vinzola Ticino, e qui davanti a noi potete vedere la centrale elettrica, quella che era della centrale elettrica di Vinzola Ticino. Dietro c'è anche il campo prova dei pneumatici della Pirelli. Il naviglio è là sotto. E questi erano i bacini di discesa e di risalita del naviglio grande. Con le chiuse entravano le barche, chiudevano le porte, allagavano e la barca poteva salire o scendere. E là ce ne sono altri. Anche di là, qui là in fondo. Che c'è un dislivello. È vero, c'è un dislivello tra il bacino e il naviglio. Noi scendiamo, ecco, siamo venuti da di là. Adesso noi scendiamo per la via del ritorno, perché sta cominciando a piovere abbastanza bene. Ecco qua, come potete vedere, queste sono le chiuse. Qui questa è molto bella da fare in bicicletta, anzi la domenica è strapiena di gente in bicicletta. Bene ragazzi, il nostro giro terminato. Come avete visto, abbiamo fatto un giro nel parco del Ticino, molto bello e adatto chiaramente a tutti. Anche sul naviglio molto carino, sia da fare in bicicletta che a piedi. Vi aspetto per i prossimi video e ricordatevi la nuova playlist. Ciao ragazzi, buona giornata!